Bene bene ragazzi, oggi vi porto Cube World. Allora, questo gioco l'ho acquistato su Steam per 20 euro circa, mi pare. So che c'era già da tempo, ma è tipo stato rimandato parecchio. Qua c'è stato il mio primo personaggio, la prima volta che ci ho giocato, e sono andato avanti parecchio, come potete vedere. Questa spada credo che sia una spada leggendaria. Mi ricordo che di armatura ero messo male, ma di spada ero messo molto bene. Però essendo che sono con voi, creerò un nuovo personaggio. Ok, si sta creando, perfetto. Purtroppo è già buio, la cosa non mi piace. Allora, volevo provare ad essere... a parte il solito Frogman, che vedo che è quello che prende più gente. Questo ce l'ho già, quindi volevo provare... Goblin e l'orco sono davvero orribili, quindi credo che andrò per la lucertola. Brute, però allo stesso tempo simpatica. Femmina. Seriamente, madonna mia, è orribile. Ok, no. Mago. Assassino, warrior. Oh, proviamo mago. Proviamo mago. Ok, cambiamogli la faccia. Che uso, ok. Taglio di capelli. Sembra un vecchietto. Teniamolo così. Un po' punk. Vediamo. O sul bianco ultra istinto. Siamo una rana o rettile ultra istinto. Chiamiamo. Ultra rettile, signori. Ho sbagliato anche a scrivere. Capita. Ok, ultra rettile, signori. Insomma, ultra rettile. Allora, quando spawnate lo spawn è totalmente casuale. Infatti questa cosa non c'era l'ultima volta che ci ho giocato. È già buio. Perfetto. C'erano i lucinogeni per terra. Allora, il mago non ho la minima idea di cosa faccia. Ok. Ah, posso fluttare così? Tutto il tempo? Mi stai prendendo in giro. Interessante, simpatico. Come suprema? Oh! Oh! Ok, allora, il mago è carino, molto bello, bilanciato assolutamente, non credo faccia dei danni pazzeschi, almeno quello che spero. Il berserker l'avevo già provato in quello normale, meglio nel mio. Ok, qua c'è un letto, ma per far passare la notte non è come su Minecraft, per chi non lo sa, perché non è un gioco molto conosciuto, ma per passare la notte devi andare apposta nella locanda, da come mi sembra di aver capito anche a me. Ok. L'ho acquistato che non è proprio tantissimo. O meglio, è già un po' di tempo, però l'ho tralasciato, quindi... Ero rimasto lì nel PC e sono detto, dai, non mi dispiaceva come gioco. Comunque vi faccio anche vedere che il giorno non passa. Se stiamo nel letto, tocca andare per forza nella locanda. Cioè, mi si ripristinano gli HP e ok, però non ha molta utilità. Allora, ingranniamo la minimappa. Facciamo con M, forse è meglio. Ah, se mi muovo sì, ok. Allora, di qua c'è un villaggio. Ok, va bene. Devo trovare qualche quest. I villaggeri sicuramente mi daranno qualche compito da fare. Quindi la mia idea è... vado a rompere le scatole a loro finché non mi danno una quest. Almeno una quest di livello 1, non di livello 100. Speriamo. Tipo, tu hai dei problemi che posso risolvere? Ok, no. Mi ha detto solo che... Credo che mi abbia chiesto se avevo fame. Ok, buon salve. Oh, un portale. Ok, a sud di qua. Ok, già il fatto che sia un demone non mi pare molto facile. Ok, preghiamocene un po' di quello che ci dicono. Ok, un'altra quest. Mi dispiace non stare molto ad ascoltare loro, ma... Diciamo che in inglese non sono proprio il massimo. Me la cavo, però non sono il massimo. Cosa dovresti essere te? Cristo santo, ma sei...
Vorrei dire il nome di qualcuno, però non lo dico. Però è un pirata. Non ho capito, cioè cosa... E ora c'è Starbo. Per esplodere, eh. Sto tizio lo vorrei avere con me, non so perché, ma mi ispira molta protezione. Vabbè, dettagli. Ok, oh, qua ci possiamo cambiare anche la classe, se non erro. Quindi posso aiutare. Water Magic, che sa cosa fa? Ok, lancio dell'acqua. Bolle. Wow, ho usato bolla! Credo che faccia danno comunque. Però... tutto comunque. Ah, giustamente, non c'è bisogno che io scali. No, comunque, poi riesco a tornare a fuoco. Abituiamoci prima con una classe. O meno con un tipo di classe, perché se vado troppo velocemente, secondo me, vado a parte a rovinare un parte del gameplay. Vado a usare in cose che... cioè, non mi sono abituato con uno, vado subito a cambiare. Non ha molto senso per il mio. Ok, abbiamo qua che quest, perfetto. Tu hai qualcosa da dirci? Ciao, sono gli orchi, avete qualcosa di bello? Ok. Perfetto, se qualcuno mi potesse dire dove posso trovare un deltaplano. Perché non ha fatto una cattiva idea avere un deltaplano già subito. Questa è una casa disabitata praticamente, ok. Mi posso sedere, c'è qualcuno piano di sopra. Sembrerebbe non esserci nessuno in generale. Ok, no, tutte case disabitate, va bene. Così sono stati mangiati dal demone, mi sa, in questo caso, non dal drago. Ok, prima di avventurarmi vuoi controllare le quest che mi hanno dato, in che zone sono? Avevo sentito il rumore che mi avevano dato una quest, quindi da qualche parte ci sarà qualcosa. Qui c'è una struttura, eccone una, ai 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 ai, no, 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 no. Te lo puoi anche scordare, troppo in là di stelle, non è... ah. Perché ci danno tutte queste cose così complicate, non ci danno qualcosa di più semplice? A parte che sono lontanissime, ci hanno dato seriamente delle quest. Potevano anche evitare. Ok, va bene, ma comunque non le butto io, ci potranno servire più avanti. Cosa che dovrei fare è trovare dei... no, ok, mi ha sempre fatto vedere un'altra stellina, un dungeon, un qualcosa. No, ah, si vede che era uno di questi segni qua. Sono confuso. Ok, vedo che consumo parecchio male. Comunque la cosa migliore da fare, stavo dicendo, secondo me, è andare a controllare cosa con la pianta gigante intanto. No, credo sia una semplicissima pianta. Mi servirebbe trovare degli animali o comunque qualcuno che non mi ari immediatamente, in modo da avere tempo per fare un po' di soldi e procurarmi qualche arma migliore. Altrimenti col cavolo, ok? Io vado a fare quelle quest. Frutto. Ah no, posso anche scavalcare, ok, perfetto. Ok, trovo anche oggetti, perfetto. Qua c'è un altro, il nostro altare primario, ok. Oggetti, perfetto. Altro, grandioso, qua è ancora disabitato a posto. Ok, direi di fluttuare e andare a controllare qua. Vediamo. A nord di qua, ok, ok. Nord. Dove dovrebbe essere il nord però in questo caso? Ci sono dei soldi per terra? Dei soldi? Oh, un soldo! Ehi, grazie! La fortuna mi sorride a volte. Dì che è morto un mob qua vicino. L'ho attraversato anche la porta, fantastico. A nord di qua. Dove esattamente? Di qua suppongo? Che io e la geografia siamo una cosa sola. Plain, hill.
Ah, qua, ma no, è di livello 4 anche questo. Porca Eva, niente di utile. Ok, niente. Provo ad uccidere qualche mob. Vado alla ricerca di qualche avversario temibile, in modo che posso farmare. Ok, ho trovato dei nemici, plane runner. Ah, sono tipo dei pulcini, questi qua sono dei cagnolini. Mi dispiace. Nulla di personale. Ok, non sono proprio da distanze, eh. Oh, sta suprema però scioglie. Sta suprema scioglie e mi piace. Purtroppo sono costretto a far fuori dei poveri cani. Però se faccio fuori quei pulcini forse è meglio. Oh no. No, dannazione, devo quasi tutti fuori. Ok, è seriamente complicato. L'inizio sapevo che era complicato, ma non mi aspettavo davvero così tanto complicato. Ok, sono morto dall'altra parte, morto di qua. A posto, dovremmo andare a recuperarci. O meglio, cioè non è che mi posso recuperare la roba perché non muoio con l'inventario. Mi piacerebbe che qualcuno... cioè non si possono avere degli alleati a parte i pet, mi sa. Il che è un peccato. Dovrei essere morto qua, mi dice la minimappa. Ah, infatti, guarda quanti soldi. Ma è andata così male allora. Potessi un attimo capire. Eccoci qua. Ok, questi qua, sì. Ok, perfetto. Qualcosa l'ho preso. Magari se mi faccio aiutare da questi avventurieri sarebbe la cosa migliore. Mi sa che single player il mago non è esattamente la scelta giusta. Altri soldi per terra. Adesso ho visto qualcuno che mi insegue. Ho visto e adesso io me ne scappo degli alleati. Scusate, ho una bestia di Satana che mi insegue. Ah, no, era un cane normale. Salve amici miei. Potete dare una mano? Non c'è un modo per... Ok. Wow, questa mossa non la conoscevo. Ok, vediamo. Praticamente evito il danno da caduta. Wow, posso letteralmente volare praticamente. Non so come ho fatto. Ok, salve cimici. Ok, non avete niente da darmi, da dirmi. Ok, sì, sto sbloccando quest, il che è perfetto. Madonna, tutto buio così, non ho qualcosa per... cos'era? No! Ho qualcosa, tutte cose inutili sinceramente, non vedo nessuna utilità. Ok, niente, niente fatti, niente di niente. Dovrei riuscire a trovare altre bestie, no, qua ci sono le cicale. Purtroppo di notte la visuale è molto limitata. Ok, quelli non so se riesco a fare fuori, se sono di livello 1 o una mela. Le mele, qui in questo gioco le conosco. Bash, oh, questo mi può dare dei materiali. Perfetto. Infatti mi ha dato del legno. Potrei craftarmi delle armi. Ok. No, ho sbagliato. No, seriamente, ma mi hanno sciolto. Gli ho fatto tutta la suprema addosso. No, davvero, è una cosa indicibile. Sono davvero potenti. Però, ok, quello è già di livello 4 e va già meglio come... No, cioè di livello 3. Quindi va già meglio come... come dungeon. Con questa, non... Ah, è una rovina, quindi sì, forse è un dungeon alla fine. Salto davvero in alto. È incredibile. Il mango secondo me però, ripeto, è da giocare minimo in due. Ma mi sa che non si può giocare in due. Forse se si è amici su Steam sì. Ma altrimenti mi sa proprio di no.
Ok. Va bene. Vorrei solamente far fuori qualche altro nemico. Ok, la tomba me la segno anche io qua. Ok, a materiali. Alpha Dog. Ok, sì, ci sono dei nemici. Ok, mi ha one shot. Ragazzi, facciamo così. Essendo che mi stanno one shottando in tutti i modi, finisco qui e provo a cavarmela da solo. Cioè, provo a farmare un po' di soldi e magari nel prossimo episodio. No, ho consumato una pozione. E magari nel prossimo episodio provo a vedere gli acquisti che riuscirò a fare. Speriamo, perché come avete visto, un colpo di quel. Un cane, un colpo, mi ha shottato. Complicato come gioco di inizio, mi sa, eh. Però va bene, dai, devo solamente capire bene come farmare. Ci vediamo alla prossima.